25 anni fa gli scolari cantavano in coro le lezioni a scuola. L'esito di tale esercizio era una melopea alquanto monotona, a metà tra la litania del vescovo in chiesa e il va e vieni della sega del boscaiolo a fine giornata. Nessuna irriverenza vuole essere nel mio paragone. D'altro canto, legno e segatura sono cose necessarie. Ricordo ancora la musica che saliva dall'aiuolo di fisiologia. La strofa che preferivo era «La colonna vertebrale è l'osso più lungo dello scheletro». Quale inestimabile servigio ci avrebbe reso i professori se ci avessero istruito con l'armonia della composizione e l'ausilio del ragionamento sulle cose dell'anima e del corpo. A quest'ora non saremmo così scarsi in anatomia, musica e filosofia. L'altro giorno sono riandato con la memoria al tempo della scuola. Cercavo uno spiraglio di luce che illuminasse la mia mente confusa, ma il ricordo delle armonie nasali che piagnucolavamo, seduti in scomodi banchi di legno, non mi aiutava a rispondere al quesito che mi ponevo. L'umanità, mi chiedevo, possiede una voce? Come si esprime questa voce? In altre parole, come comprendere il linguaggio composito che riassume in sé le voci che salgono dalla folla, ovvero la voce della città? Presa separatamente, ciascuna voce della città ci è familiare. Conosciamo il canto dei poeti, il gorgoglio dell'acqua nei ruscelli, il tono di voce del tizio che ha bisogno di 5 dollari sino a lunedì prossimo, le iscrizioni che adornano le tombe dei faraoni, il linguaggio dei fiori. Udiamo il «Signori, sbrigatevi» del conducente del tram e l'urlo del lattaio alle 4 di mattina. C'è persino chi asserisce di possedere un udito così fine da percepire lo spostamento d'aria causato da Mr. Harry James. Ma chi può comprendere la voce della città? Oggi sono uscito per cercare di scoprirlo. Per primo l'ho chiesto ad Aurelia. Era vestita di bianco e indossava un cappellino ornato di fiori, nastri e decorazioni che aleggiavano intorno. «Dimmi, Aurelia». Balbettavo un poco. «Io non possiedo una mia voce propria. Secondo te, che cosa dice questa grande, grande città enorme, rumorosa? Deve avere pure una voce, non ti parla? Hai mai afferrato il senso di tutto questo rumore?» New York è una massa spaventosa di gente, ma ci deve pure essere una chiave per comprenderla. Una chiave? Domandò Aurelia stupita. Come quella del mio baule Saratoga? No, Aurelia, non si tratta del tuo baule. Intendevo dire che ciascuna città possiede, a mio parere, una voce che parla a chi è in grado di ascoltarla. A te, New York, cosa dice? Tutte le città dicono la stessa cosa, riflette la ragazza, e quando ciò accade, l'eco rimbalza da Filadelfia a una città all'altra dell'America. Dunque la voce è unanime. Ben 4 milioni di persone vivono sull'isola di Manhattan, stipate come un enorme gregge di pecore, spiegai col tono del professore che tiene una lezione agli alunni. Ora, questa aggregazione di così numerose unità su di uno spazio ristretto, deve necessariamente risolversi in un'entità omogenea che trova la sua espressione verbale mediante un unico canale di comunicazione. È, per così dire, un fascio di traslazione i cui elementi convergono a formare un'idea generale cristallizzata. Quest'idea si rivela a noi per mezzo di ciò che chiamiamo appunto la voce della città. Allora, mi hai intesa? Aurelia sorrise e il suo sorriso era una vera meraviglia. Sedette sull'orlo della veranda, un rametto ad edere birichino prese a solleticarle l'orecchio mentre un raggio di luna giocava impudente sulla punta del suo naso. Ciononostante rimasi insensibile al richiamo della bellezza, quasi fossi ricoperto da uno strato di nichel. «Bisogna che vada», disse in fretta, «è indispensabile che scopra la voce della città».
Sono certo che altre città hanno le loro voci, ma voglio che New York mi faccia sentire la sua. Poi continuai, alzando leggermente la voce. Spero proprio che dopo avermi offerto un sigaro, non mi liquidi con un "No, grazie, vecchio mio, non faccio pubblicità". Nessun'altra città si comporta così. Chicago, senza esitare, dice "Voglio". Philadelphia dice "Vorrei". New Orleans dice "Ero solita farlo". Louisville dice "Di quel che faccio non mi importa". St. Louis dice "Scusami". Pittsburgh dice "Fumaci sopra". Solo New York tace. Aurelia sorrideva col suo sorriso meraviglioso. Bene, conclusi. È ora che vado a cercare altrove. Vedrai che prima o poi la troverò. Entrai in un palazzo col pavimento a mattonelle, il soffitto decorato con amorini e un poliziotto di guardia nel cortile. Sedetti al bar e mi rivolsi a Billy Mangus, il miglior barman della diocesi. Billy, domandai, tu che abiti qui da molto tempo, non ti è mai capitato di udire il suono di questa città? Mi spiego, non trovi che il chiacchierio di New York sia in realtà un'amalgama di suoni vociferanti che imitano il borgo e che giungono al di sopra del bancone, come una sorta di epigramma, con un goccio di bitter e una fetta di... Scusami un secondo, mi interruppe il barman, hanno suonato la porta. Scomparve, per tornare dopo poco con una brocca vuota in mano. La riempì e scomparve di nuovo. Era Mame. Si scusò, riprendendo il posto dietro al bancone. Suona sempre due volte quando viene qui la sera a prendere la birra per sé e per il bambino. Devi vederlo, quello scriccioletto aggrappato al seggiolone, come beve la sua birra. E, a proposito, cosa dicevi? Scusa, ma mi prende un senso di eccitazione quando sento i due squilli. Volevi conoscere i risultati delle partite di baseball? Oppure volevi un gin fizz? Un gin, Gerald, risposi. Proseguii verso Broadway e all'angolo della strada mi battei in un poliziotto. I poliziotti portano i bambini sulle spalle, aiutano le donne ad attraversare la strada e gettano gli uomini in gattabuia. Se non reco disturbo alla circolazione, dissi, permettetemi di rivolgervi una domanda. Voi, che vedete New York ad ogni ora, che avete il compito di controllare il livello acustico di questa città. Ditemi, vi è mai capitato di udirne la voce? Magari la notte durante la ronda solitaria. Qual è l'epitome di questi rumori? E se la città vi parla, cosa vi dice? Amico, rispose il poliziotto agitando il manganello, la città non mi dice un bel niente. Gli ordini li ricevo dai superiori. Piuttosto, voi che avete l'aria di un bravo ragazzo, fatemi la cortesia. Prendete un istante il mio posto, nel caso dovesse passare la ronda. Torno subito. E scomparve nell'ombra per riapparire una decina di minuti dopo. Il fatto è, amico, che mi sono sposato martedì scorso, disse in tono leggermente imbarazzato. Sapete come sono le donne. Mia moglie viene tutte le sere alle 9 all'angolo di questa strada per salutarmi e io faccio il possibile per non mancare. E ora ditemi, cosa volete sapere? Cosa c'è da fare a quest'ora in città? Dunque, vediamo, ci sono un paio di ristoranti all'aperto, qualche isolato più avanti. Lo lasciai. Attraversai un incrocio di rotaie e rasentai il muro di cinta di un parco ombroso. Una diana dorata, appoggiata sul piedistallo, incurante del vento, brillava intrepida alla luce della luna. Più avanti mi imbattei in un mio amico poeta, che avanzava a grandi passi, con un cappello in testa, declamando strofe di dattili, rispondei, dattili. Lo fermai. Bill, dissi, sulle rive di Firma Cleon, dammi una mano. Sono stato incaricato di condurre un'inchiesta per scoprire la voce della città. Si tratta, come vedi, di una missione delicata. Di norma, un simposio che veda la partecipazione di Henry, Cleves, John, Sullivan, Edwin, Markham, Mary Irwin e Charles Schwab e quanto di meglio si possa desiderare. Ma in questo caso è diverso. Quel che mi occorre è un'interpretazione vocale ampia, poetica e mistica dell'anima e del pensiero della città. Tu sei l'unico che puoi aiutarmi. Pensa che qualche anno fa un tale è riuscito a determinare il timbro di voce delle cascate del Niagara. Il suono
che rendono un bel pezzo al di sotto del sol grave del pianoforte. Ora, tu non puoi mettere New York in una nota, a meno che non ne amplifichi il suono, ma se parlasse, hai un'idea di cosa direbbe? Non c'è dubbio che si tratterebbe di una emissione potente che arriva lontano e racchiude in sé il frastuono assordante di tutte le corde risonanti del traffico quotidiano, il fragore delle risate e i toni solenni del dottor Parkhurst, la musica delle orchestrine notturne, il ragtime, il mormorio sommesso delle lacrime, il cigolio furtivo delle ruote dei tassì, il chiasso delle agenzie pubblicitarie, il tintinnio dell'acqua nelle fontane, le grida del venditore di fragole, le copertine risonanti dell'Everybody's Magazine, il bisbiglio degli innamorati nel parco. Tutti questi rumori messi insieme, non fusi ma mescolati. Da questa mescolanza si trae un'essenza, dall'essenza un estratto, per così dire, auditivo. Una goccia di quell'estratto sarà la voce della città, appunto quel che vado cercando. Ti rammenti? Domandò il poeta soffocando una risata, di quella ragazza californiana che incontrammo la settimana scorsa nello studio di Stever? Beh, ho un appuntamento con lei. Pensa che conosce il mio tributo alla primavera, a memoria, parola per parola. È l'avventura più affascinante che possa capitare di questi tempi a New York. Ti piace la mia cravatta? Ne ho fatte fuori quattro prima di trovarne una che andasse bene. Ma la voce, lo interruppi, la voce che sto cercando. Oh no, ella non canta, rispose Cleon, ma in compenso recita meravigliosamente. Vorrei che tu la sentissi nel mio angelo del vento sulla riva. Presi un'altra strada e, girato l'angolo, incontrai uno strillone che mi porse uno di quei fogli rosa zeppi di profezie che di solito precedono di due giri completi d'orologio gli avvenimenti stessi che annunciano. Figliuolo, dissi fingendo di cercare in tasca degli spiccioli, non ti sembra che New York debba possedere una voce? Che ne direbbe se potesse parlare? Degli alti e bassi della politica, degli avvenimenti curiosi e strampalati che accadono ogni giorno nella nostra città. Smettetela di prendermi in giro, esclamò il ragazzo. Ditemi piuttosto che giornale volete. Spicciatevi che ho fretta. Oggi è il compleanno di Mag e devo ancora guadagnare 30 cent per comprare il regalo. Neppure lui udiva la voce della città. Comprai un giornale qualsiasi e consegnai a un bidone della spazzatura il resoconto degli accordi politici non raggiunti, dei delitti premeditati e delle battaglie non combattute. Feci ritorno al parco, sedetti su una panchina a guardare la luna e a riflettere sul perché nessuno poteva aiutarmi a trovare una risposta. D'improvviso, rapida come l'occhiata di una stella, la risposta mi balenò in mente. Mi alzai in preda all'emozione e mi misi a correre, come chiunque dotato di ragionevolezza dovrebbe fare in simili circostanze, ripercorrendo il tragitto in senso inverso. Sapevo la risposta e la tenevo custodita dentro di me mentre correvo, col timore che qualcuno mi sbarrasse la strada chiedendomi di rivelargli il segreto. Aurelia era dove l'avevo lasciata. La luna era alta nel cielo e l'ombra dell'edera si stagliava profonda sul muro. E sedetti accanto, e insieme seguimmo con lo sguardo una nuvoletta che lentamente andava a velare la luna, annegando in essa pallida e sconfitta. Allora, meraviglia delle meraviglie, le nostre mani si incontrarono, le dita si intrecciarono, strette senza più separarsi. Era passata mezz'ora. Aurelia, col suo sorriso meraviglioso, ruppe il silenzio. Lo sai che da quando sei qui non mi hai ancora rivolto la parola? Questa, dissi io annuendo, è la voce della città.